sbagliata. Buonasera. Eccoci. No, ecco. Buonasera. Ora sei sola. Come sono sola? Buonasera. Eh sì, perché vedo una casottina di legno abbandonata dal suo proprietario. Ma dov'è il Paci? Paci! È scappato! No, no, cioè l'ho visto io, l'ho visto. L'ho visto di groppa, l'ho visto di groppa, sta arrivando. Oh, oh, come state? Come è andata oggi, Paci? Cioè, l'ho visto, eccolo là. Allora, eccolo! Ragazzi, io devo fare le corse. Ma tranquillo, Ciccio. E oggi ho fatto questo, ho letto questo stupendo libro. C'è. Ve lo consiglio. Parla di Fellini. La legge del sognatore? Parla di Federico Fellini, bellissimo romanzo, l'ultimo di Pernacchi. E poi un altro libro che ho letto oggi, sempre. Questo qua, Lettere d'amore da Montmartre, questo più leggerino ancora. Che bei libri tutto sul letto. Hai letto tutto un libro oggi? Tutti e due i libri oggi? Sì, e guarda, ma perché quello su Fellini è stato veramente buttato giù così, l'ho bevuto. Allora, ho avuto un messaggio di Cagliostro dove c'è scritto caca tranquillo, va bene? grazie. No, perché molti si chiedevano dove fosse. Aspetta, fammi mandare una foto, gli mando una foto alla Willow, perché siamo andati a fare il compleanno della mia figliola, vedi bello, al ristorante. E quindi devo mandare la foto, ormai la mando, sì, dopo bello il fatto tutto, ok? Fammi un paio di cuffie tante volte anche, se riesco. Ce n'ho tre, guarda, una qui e una qui, ecco. Chiuma, per favore. Vai giù. No, ora comincia. Vai giù, Titi, dai. Ma quanta gente ci segue? Oh! Ma siamo già pieni, ragazzi. Siamo già 100. Mi dice il mio disco è quasi pieno. Bene. Vabbè, svuotalo. Provateci ancora. Dovrebbe risolvere. Allora, Paci, buonasera. Ovvio, ce l'ho fatta, ragazzi. Scusate il ritardo. Hai mangiato? Mamma mia. Ho mangiato da. Come si chiama? Cecco Toccami. Dove si inventò due come noi. Ciao Cecco Toccami. Bellissimo. Allora guarda Giuseppe Ruffo e te me lo tratti sempre male, Giuseppe Ruffo. È vero, io tratto sempre bene. Guarda bellissimo. Grande Giuseppe, carino, ha fatto gli auguri a Sabina. Che carino. Lo fa perché vuole arrivare al padre. Che banda. Ecco, via, ce l'ho fatta, ce la sto per fare. Scusate, ce la sto per fare. Emerson, però intanto avete qualche No, saluto la gente che era che era bene. Perché non pubblicate altri video? Asia, li pubblicheremo presto. Asia. Ecco, questo è il mio normale. Su Tubo TV stasera alla grande, su tutti i nostri profili social, Facebook, ma andate su Tubo TV e cliccate un bel iscriviti al canale. Grazie, figlioli. Oh. Ho fatto un incidente, ho tamponato uno, ho fatto dei danni incurabili. Ma eri distratto? Ma che distratto? Allora, c'era quella davanti a lui, ha frenato, è ripartita, poi ha rifrenato, quindi noi si è fatto frenato, ripartita, frenato, poi ripartita, poi rifrenato. Io a quel punto non mi aspettavo più che rifrenasse un'altra volta. Hai ragione. No, io ho sbagliato, è successo. Che me ma ne frega, sì, l'importante è che non si è fatto niente. Io metto tutto in conto, attenta al tubo. Io ti volevo mandare dal mio carrozziere, ma purtroppo è morto, sai? Io ti ho mandato la foto. Che gli hanno fatto? L'hanno cromato. Oh. Senti, io ti ho mandato la foto di come ho sistemato, però la macchina l'ho già sistemata, no? Sì. Hai visto? Se vuoi la mando io. Se tu la puoi dai, faccela vedere. Te la mando io, no? Problemi, ce l'ho qui, vedrai. Guardate ragazzi, che il Paci, vi ricordate quando attenta il tubo faceva, come l'era? L'ha fatto il Paci, no? Com'era? Questo lo fo io. Era bravissimo, difatti ora vi faccio vedere, ora ci fa vedere quello. No, il Paci lo fa, era. Il Paci lo fa. Lo fa. Esatto. Lo fo io. Devo trovare il coso, ecco. Allora, share screen. Share ciao, screen. Come trovo? Eccolo. Ciao! Oh. Beh, ho già sistemata la macchina, ecco.
Non la vedo ancora io. Che cazzo ridi? No! Ti ha fatto bene, guarda! La devo ritoccare un po' meglio sotto i paraurti, vedi? E sotto i paraurti ci sono quelli... Però guarda, hai preso lo scotch del solito colore, quindi bravo, cioè bravissimo! Bravissimo, Ciccia, ma io ho fatto 15 anni carrozziere. È stato bravo. E poi? Falliti? E poi dopo il carrozziere lo cremato. Ma aveva pensato di fare solo i carrozzieri? Ma ha mai pensato di fare soltanto il carrozziere in vita tua? Sì. Attenzione, c'è un bellissimo messaggio che dice: chiaro che vuelva il programma Attento al Tubo. Chiaro che vuelva. Vamo a volver. Pronto, pronto. Esperamo. Ha detto vuole la vuelva. Che vorrebbe dire? Vuelva. La vulva, la vulva. Parla della vulva. Lui ci segue dall'Uruguay. Uruguay. Sì. Uruguay per l'Uruguay. L'ascolto prima. Mancava l'insalata. Era nell'orto. Uruguay, avevi tu. Donna ragazzi, senti, non hai visto le buffe senza fili? Sì, guarda. AirPods. Le ho l'uruguaio, via. Ecco. No, sono un bello grande Rio de Janeiro. Ragazzi, ci pigliate per il culo. Fino ad ora ci hanno guardato. A vedere. Ben via, ben via. Oh, Inaschiro, l'Apio, vedi, l'Apio se non so che c'è la chitarra a mano. Cioè. Allora, l'Apio sigla? No, Bruno L'Apio però, non so se chi è della family L'Apio? Ce lo dica, ce lo sigla. Oliver L'Apio. Esatto. No, lui è Bruno L'Apio. Mi sono messo una ragazza straniera russa, mettiti i sappi. Vabbè, allora, tra l'altro io a proposito di foto, io oggi sono stato a casa e sono stato molto proficuo, certo. Parecchio, e oltre a leggere, e mi sono rotto anche i coglioni, ho preso dei cartelli belli, c'è dei cartelli, davvero? La roba che scrive la gente su Facebook ultimamente, posso farlo? Questo è bello, faccelo vedere, eccoci. Allora, io ce n'avevo un cartello. Perché i maschi ci impiegano così tanto a diventare maturi? Siete tutti ritardati o cosa? Ha un modo diretto di dire le cose, lei. Penso sia una lei. Lui anche. Perché le femmine devono prepararsi? Siete tutti dei cessi o cosa? Oddio, incogliamo una mosca, ragazzi. Uno a uno fa il centro. Ognuno dei due può avere ragione da qualche punto di vista. Sì. Oddio. C'è coronavirus? No, ho ingoiato una mosca. Una mosca? Buona! Mentre respiravo, per avere una mosca in gola. Bene. Oddio, brutto. Questa è bella, questa ve la fa vedere io. Vai. Vai. Però prima che mi sapra, aspetta, Intanto vai, intanto diciamo altre cose, vai. Sì, te ne fa vedere un altro, intanto. Ne fa vedere. L'avete visto? La mia maestra cominciò la carriera insegnando in un nido. Dovette smettere per le vertigini. Questa è bellissima. Bella! Davvero? È nuova? Nuova. Attenzione, che bella, Che bella, Sono diventata mamma a 15 anni, e a 27 ne avevo 4. Sono diventata mamma a 32 anni, e a 54 sto diventando sbinonna. Che ne dite? Era quello che volevo andare io. No, che commento, dai. Però posso dire una cosa, però? Non fa una piega. No. Anche perché se si piegasse non sarebbe mamma e no. Esatto. Sai, io ho un ritorno in piedi, non so da chi ritorna tutto. Io ho le cuffie, quindi. Voi lo sentite, forse bene? C'è del ritorno? Voi lo sento. Io ho le cuffie e non ho neanche una pagina accesa, mi dispiace. Allora, se un body, forse sul cellulare di bene, mi sa. Io non ho le cuffie, ma non ce le ho mai avute. Ma c'hai no, invece no, tu l'avevi, io me lo ricordo, tu l'avevi te. Se tu ci avevi le cuffie.
Sì, tappi le cuffie. No, ma se volete me le metto, se vi dà noia, sentite ancora? Oddio, non è che ci dà noia, rompe i coglioni pazzescamente proprio. Cioè, non è che... Basta, bastava dirlo, non c'è più problema, prendete essere distorti nudi e uno con la cacchina che cammina sulle palle. Dove va con quello specchio lì? Dove va? Di chi ci guarda? Fa finta di andare via, guarda su. Fa finta. Benedetta, lo saluti, Simone Carosi. No, l'avevo incastrato nelle chiavi. Oh, Pierluigi Campi, la signorina... L'ho salutato! Vai, ora ci muore il pace in diretta. A quella lì che si chiama. Ma sono io, non sento un cazzo, veramente? No! Ciao, è qui? Ora bevi una sambuca. Ora? Pace un mi morì. Lo so, ragazzi, ho ingoiato una mosca. Un miliardo di rientri. Ma ora mi sentite, ragazzi? Oh, ora sì. Oh, via. Ok, buoni fegatelli, perfetto. dice Luca Salvatore. Simona, sì, Buonasera. Simona. Benedetta, puoi salutare per favore Simone? Non è Simone. Simone, ma l'ho già salutato. Guarda, ho Come si capito. chiama? Simone, Trovo. Simone, sta bello salutato. Ma che cazzo l'hai quante volte ti saluti voi dalla Benedetta? Ti ha bello salutato, non Ma continuare. perché l'ha riscritto? Dov'è? Non l'ho No, riletto io. T'ho no. salutato, Simone. Sì, non l'ha riscritto. Gasperini Massimo, sei pure sordo, Paci. Gasperini Massimo, ma che cazzo vuoi da me? Non l'ha riscritto. Tutte le volte mi devi rompere i coglioni con queste cose. Prima impestato. Ragazzi, avete messo like sulla nostra pagina di YouTube? Ragazzi, non mi fate Ecco, guarda, arrabbiare il Simone pace, Trogu. per favore. Scherzo Gasperini, non ti avevo mica visto. Benedetta, mi saluti, io sono Stefanone. Stefano 71 che ti segue tutte le volte su TikTok. 71 su Sì. TikTok. Maria Grande, Santello. grande Stefanone. Un bacione. Maria Lui Santella, si sta ciao seguendo da Paci. YouTube, ragazzi, eh. Grande Maria, Leonardo Bini, Cagliostro fa il paggetto. Alessandro Cencetti, allora saluta me. Non l'ha scritto, è pace Ragazzi, Cagliostro è rincoglionito. con la K. Dove è Bene. andato Cagliostro? Cagliostro c'ha. Cagliostro? Eccolo. Ciao Oh, Damiano Golfi. che c'è allora, lo Cagliostro stavo per dire Volevarlo? Via, buono. io. Leonardo Bini ti saluta, Cagliostro. Grande Leonardo Bini, ciao. Ma che si Ah, ma desta questo io tutta non l'ho la sera a salutato. salutare a Ciao dire Damiano. questo ti saluta, questo ti saluta, Ciao. questo ti saluta. Ci si saluta tutti. Fatto. Oh, salutiamoci tutti. Bellini Pussier, Bellini. Ciao, ciao, Bellini. Ciao, Uno era tanto ciao, bellino, ma che ultimamente è diventato tanto brutto, Porino. Guarda ciao. bene. Vincent Castel è cascato di motorino, però ha fatto un post simpatico dove ha scritto mai fare attestate con un rinoceronte. E ha detto Esatto. nemmeno con me. Mamma Ma che mia, motorino quella. c'aveva? Ma il casco non ce l'aveva lui. Il casco è quello di bianco. Ah, ho capito. Lui è Mamma Vincent Castel. mia. Sì. Lui è Vincent Cassel, no? Che è l'ex marito di Monica Bellucci, no? Monica Bellucci. Aspetta un bambino. Perché lui c'ha le corna e il rinoceronte c'ha il corno, quindi fa più male il corno, capito? Sì, Monica Bellucci La Bellucci prima. aspetta un... Davvero aspetta un bambino? No, Monica Bellucci, si è lasciato, Ma chi è che aspetta un bambino? La La Bellucci. sua ragazza. Oh, Filippo Barucci, io voglio il saluto del Paci. Che bellezza, Filippo Che Barucci, madonna. bellezza. Roberto Cavallini. Ciao, Quando è la Roberto. prossima? La prossima puntata di Attenti al Tubo è giovedì. A giovedì! A giovedì. È giovedì, signore. Allora, Oksana Baravoi, che poi si chiama Roberto, no? Però c'è scritto Oksana, dice che un muto dice un sordo che non c'ha li spia. Allora, io mi ricordo in terza elementare nel 1969 all'incirca, mi raccontavano questa barzelletta. Quant'anni c'hai, Oksana Baravoi? Subito dopo la del fantasma formaggino o subito prima? A Quella mezzo, sapeva anche nel fantasma durante, formaggino, ma anche ai miei tempi, ti lascia un po' di pathos, eh? Io voglio provare a toccare il culo a Benedetta, provare.
Ciao un pacione. Oh! Oddio, senti, come, che potrei bere, ragazzi? Acqua, acqua. Non ce l'ho in questa casina di legno, non c'è l'acqua. E che c'è? Il cherosene per la stufa? Nulla, c'è il cherosene, bravo. Ciao un piacione. Ma che cazzo sa la gente poi? Mamma. Tu vedrai, che tu dici, se uno mi saluta io lo devo risalutare, non sono mio maleducato come te. Bravo. Avevi mandato un video, avevo visto perché parte. La Benedetta, sì, abbiamo mandato un video. Aspetta, te lo dico io, chi è? Amici di Maria De Filippi. No? No. Ora no, è... Emiliano. No, è mattino 5. Emiliano. Cioè, il conduttore, ormai vi ho fatto vedere anche un'altra volta, ha un modo molto particolare di parlare, di intervistare e di porre delle domande. Lo sa, diciamo che a volte potrebbe girarci un po' più intorno. Lo sa, lei prima di questo conduttore. Guardiamo un po'. E poi io penso sia un giornalista, non lo so, che non sa che domande fare e non, sì, non si prepara, è sempre... Sì. Guardalo. Veneto, come questo sistema non funziona così, dove il pubblico è il 99%, hanno fatto lì. Le chiedo, lei, i cittadini pugliesi, ecco, hanno paura dei lombardi, cioè hanno paura dell'arrivo... Dove vengo Emiliano, me lo guarda. La faccio Emiliano, ma che cazzo sta dicendo? Lo stavo per dire io, lo sai. Ma che cazzo dici? Hanno paura dei lombardi, ma che no, guarda, c'è? Guarda Emiliano, rimetti un attimo Emiliano la faccia. Guardate Emiliano, guardatelo e pensate questo qui, tipo la canzone di Bud Spencer, altrimenti ce l'abbiamo. Io ho l'audio originale della reazione di Emiliano. Quando gli ha chiesto, ma i pugliesi hanno paura dei milanesi? Lui ha detto, capo da cazzo! C'è poco menchia! Meraviglia! Bello, ci darà tanto questo giornalista di Mattino 5, secondo me. Anche secondo me. Sì, e il bello è che lui è laureato alla Bocconi, però... A Bocconi lui è laureato. Parla un po' così, vabbè. È bocconiano, diciamo, come la Bellucci. Esatto. Comunque c'è Paolo Mengoli alla televisione. Io grande dire... Paolo, ciao, non mi scrive più, non so come mai. Ciao Benedetto. L'hai cancellato. No. Ciao Giacomo. Sì, sì. Dov'è in trasferta Benedetto? Questi sanno tutto. Ero a trovare la mia mamma. Ah, quindi tutto sanno, vedi? Davvero, non so perché, lo sanno. Sto guardando il chiamando in pace, sto spiando il telefono. No, stavo cercando un po' di battute, ganze, ma non me ne mandano più. Ragazzi, ci mandate un mail e vi facciamo entrare subito con noi qua in diretta live, avec noatri, subito, immantinentemente, mandateci la vostra mail, porco, e noi vi si manda in diretta. Ecco, scrivetelo nei poi commenti. Se tu volevi dire poi ad un mondo ladder. Poi ad un mondo ladder, guarda che so. Prendi da Broni. Che bello. Dove do per Giobroni? Ce l'ho io qui. Ce l'ho lui. Dove stai guardando? Nei commenti? No, io non sto guardando. Io sto cercando le robe da mandare intanto. Tutti i cavoli suoi. Certo, no, che sto guardando voi due. Tanto sei bellini. Sta facendo redazione per noi. Grande Pino Ticchioni, come stai Pino? Un bacione a Pino. Pronto a guarigione, grande Pino. Una roccia. Grande Pino. Pino, la Benedetta può venire all'Elba, ha detto se non viene all'Elba non ti parla più. No, non è giovanissimo, però ora chiamato no. No. Allora, mi rimangono due romanzi da leggere che ancora non ho avuto il coraggio di leggere. Popolo, cosa leggo? Baricco, il nuovo Circo Barnum o questo di Guccini? Popolo di Facebook e di YouTube, ditemelo voi. Allora. Quale tu vuoi? No, ma io viene da loro, mi ha te. Questo è come se andava. Dici le trame, scusa. Dici le trame. Troppa trama. Come troppa trama? Che vuol dire? Un film mitico di... Sì, di Benigni. Berlinguer ti voglio bene. Che vanno a vedere il c'è troppa trama. Allora, vanno a vedere il film porno, però c'è troppa trama. No.
troppa trama. Allora, Barnum dice Alessandro Gerardi, ok Alessandro Gerardi. Allora. Vargellini dice Guccini. Chi cazzo legge i libri? Norberto Terreni, giustamente, tu dici veramente giustamente chi cazzo legge i libri. Simona Traversari chiede di entrare. Simona Traversari ha fatto la mail per entrare. Con davvero? Noi. Davvero. Ma ce l'hai mandata? No, allora se lo merita, se lo merita. Aspetta 8 puntate per farselo mandare. Allora, Simona Traversari, se ci scrivi la tua mail, ti facciamo entrare, grazie. Perché oltre a farla l'email, ci devi mandare l'indirizzo email, se no non possiamo mandarti l'invito. Esatto. Capito? Capito? Filippo, Benedetta, salutami tuo babbo, una grande persona. Nel senso che è alto? Che buono. Lo saluto, sì. Oh, scusate, Allora c'è un nuovo, dico questo, ok, questo è vero, lo voglio dire perché insomma ora tanta gente lo dice, ok, l'alcol uccide, sì. Ma sapete quanta gente ha fatto nascere l'alcol? Lo sapete o no? È vero, giusto. Eh? È vero. Quindi c'è il pro e il contro sempre delle cose, capito? È vero. Come quello lì che dice, no? Quello lì fa, dice, hai visto? Amore mio, io veramente, no, me la ricordo più, ve la dico dopo, o dopo la ci ripenso un attimo e poi ve la dico, va bene? Bene. Nel secondo tempo. Signori, Simona. Allora ha detto Simona che l'ha scritta. Sì. Io sto scrivendo. Simona Traversari gmail.com. Allora Simona, ti mando una mail dove c'è un link, ci clicchi sopra e entri da noi. Oh, ok. Simona Traversari? Perfetto. Ma è venuta una volta lei? No, non c'aveva la mail. Ma no. No. Buono. Non è mai venuta? No. Sì. Dicevo, ecco, no. Praticamente l'alcol ha fatto un po' come il Covid, nel senso, certo. Ma tanta gente stanno in casa 2 mesi, si è replicata proprio a bocca. Ha visto quelle lì, che facevano? Tanta gente in città. Amore, sei stupendo, sei bellissima, sei meravigliosa. Dice, ma deve essere l'alcol. Ma non mi ha bevuto io. Se no, ma io sì. Ciao Daniele Paci. No, Daniele Paci. Ma è tuo parente? Daniele Paci ho letto io. Daniele Paci. Sopra Daniele Stillo. Ah, Daniele. No, mi parente Daniele Fissi. Ciao, Nofrio Cuomo. Ecco perché tu sei così, vedi? Amore mio, se di te non so vivere, ma dici a me o ha bevuto vino? Sto dicendo ai vino. Filippo Barucci, 2 donne si incontrano, una dice all'altra, ma a te dove avevi fatto l'amore? Fumi? Lei risponde, non lo so, mi sono mai vista. Vale, un applauso! Bozzone, grande Filippo! Bravo Luca Salvatore! Allora, stiamo aspettando che arrivi la nostra amica Simona Traversari che ci segue. Guarda, allora Cagliostro, te lo dico io, questa qui, tutte le puntate, tutte le dirette, ci manda la mail per farla chiamare e poi non viene. Ci prende per il culo, hai capito o no? No, l'indirizzo email è l'ha fatto ora. Lei, quella ci manda tutto l'indirizzo sbagliato, tutto scritto in stampatello, un po' corsivo. No, lei l'ha già venuta la volta scorsa. Quella Ruggero, quella lì, di Follonia. La Ruggero è quella di Mattia Pazzari, Antonella Ruggero. E via. Saluti da Piombino, bello, grande. Allora, sta arrivando lei, nel frattempo, grandissimi... Non c'è coso? Chi è? Chi? Michi non c'è, perché è a faticare, e anche Angelo Di Gigi è andato. Alessio Di Gigi è a faticare. Alessio Di Gigi è veramente a faticare. Buon per loro, Io vorrei che scusate, ma quanta gente ci sta guardando? Perché io eravamo sui 170, ora 101, alti e bassi. Cazzo, sono tanti, ma che cazzo c'hanno da fare? Perché ci vengono a guardare noi tre? Ciao, allora... Dia, mi chiamo Mirko la C, no, Mirko la M, non mi chiamo la Circo. Però manca un pezzo di barzelletta, manca un pezzo che la rende stupenda. No, le bella uguale, vedi, perché te sei molto volgare. No, io no. No, diccela te, no, a modo, dai. No. Dai, lo voglio sapere. Il nostro la sa dire a modo e coirrutto anche, volendo.
Volendo una stampa litografata del maestro Riccardo Nunzio. Roberto Cavalli, no, una mia. Allora, Gasparini Massimo, fatti i capelli paci. Ma detto la benedetta, sono proprio bello, mi ha detto. È vero, proprio bello. Oggi sei particolarmente bene, poi, Si ritorna, si ritorna un po' alla battuta dell'alcol di prima, insomma. Guarda, belli, ma sono belli, cioè sono, sai, sono, sono vaporosi, vedi? Vaporelli! Sì, sono vaporosi. Sono vaporelli. Diciamo la verità, fanno abbastanza... C'ha ragione Gasperini Massimo, ma... Grande Barbara, fa su, grazie anche a te. Non ci ho sordi, mi andate a fare un cazzo. Ho fatto un incidente, ho fatto, cazzo, ho speso un monte di... Volevo vedere che danno ho fatto, ve lo fa vedere. Simona, che danno, fatto? Danno ho fatto? Fatto. Ve l'ho mandato, ve l'ho mandato. Ma... te lo rimando. L'ho mandato anche a te, Benedetto. A noi sì. Aspetta, aspetta, noi sì. Allora, Simona Traversari, tu dici che ci sei, ma io non ti vedo. Devi cliccare su quel link e ti si aprirà. Ma qui sembra poco, qui sembra poco. Meno male. Fagli vedere quelle carrozzere, allora. Meno ti fa prendere meno. Dici, preventivo, come lo fai sulla fiducia della foto? E poi ti ricordo. Allora, io vi farò vedere il danno, però ragazzi, dico a voi a casa, perché Cagliostro e la Benedetta so che non ci posso fare affidamento, però non mi prendete per il culo, perché ci sto soffrendo veramente, capito? Guardate, guardate. Allora, i paraurti, per fortuna il fanale non si è rotto, guardate, guardate la voglia, come si chiama? Ora ti vedo, fra un minuto ti metto in linea, Lo vedete? Lo vedete o no? Dai! Che ti sei alzato un po' in cofano, no, da qui non sembra tanto, È tanto, bene, tanto. È tanto? È tantissimo. Vabbè, pace. Io dai! Butto via, la butto via sta foto, non la voglio più vedere. Allora, Simona, io... sei arrivata. Attenzione, uno, due, tre! Dai! Che ti sei alzato un po' in cofano, dai, da... Aspetta, Simona, devi mettere le cuffie, per favore. Se no non ti possiamo mettere online perché c'è un ritorno mostruoso. Ma io ho visto veramente, ho visto un'ombra passare così, fum. Ma io ho sentito proprio la... la... Io non l'ho vista ancora. Sì, sì. Aia. Mi sono fatto malissimo. Eccola. No, non farti male. Sì. Vedere. Niente. Yeah. Pace, Emiliano, te la faccio. Te lo dico io, ragazzi, la Simona Traversari ci prende in giro. No, povera Simona, eccola! Non è lei, no, non può venire. Non prende in giro. Guarda, bellina! Ciao! Oh! L'ho fatta, Simona! Oh, senti un po', torce modo che preventivo si fa. Oh, chi l'ha detto? Fabius. Oh, Simona Traversari, bellina, ma c'ha una voce di merda, sembra di parlare con una moglie. La connessione, poverina, Ma guarda, bellina, Simona, ci senti? È veramente bellina. Mettila al posto della Benedetta, manda via la Benedetta. Dai. Un bel applauso. C'è Simona. Via. Amore, Benedetta Traversari, no, per l'abitudine. Benedetta. Tanto, ora che la Benedetta non ci sente, si può anche dire che è rettondo. Guarda, veramente, è brutta, antipatica. Cioè, veramente, poi io l'ho anche vista, tra l'altro... Cioè, i puzza piedi la fa paura, ragazzi. Sì, la chiamano Gorgonzola. Ma ci sono, io sento una sigla. Io l'altra ragione a parla, ti capisci una sega. Io voglio anche, visto? Che aveva la connessione che non va bene, probabilmente. Sì, un po' viene, un po' va via. Non c'è una connessione, non va. Peccato. No. Oh, pace, c'è Luca Righi della grandissima nostra officina dove si va sempre noi a Empoli. Infatti la porto da lui la macchina. Ah, si fa anche da carrozzieri? No, mi mandano dai suoi carrozzieri.
Bene, mi raccomando, tu Arighi, mettici le mani te, così che è bellina la macchina. Simona, torniamo. Simona, c'è il rinculo, dice, mi ha detto Giacomo Lorenzoni, c'è il rinculo. Oh, figa, ora sì. Cazzo, che... ma volevi ti si vedesse al buio? No, perché altro non ti si sente. Oh, ora c'è la luce. Ora sì. Brava. Ma chi c'ha in bocca? L'apparecchio? Il microfono vicino alla bocca. Ciao Simona, perché grande no? Paci. Anche bella, dice Alessandro Cencetti. Certo. Ora io Simona, nostri... gran donna. Simona, hai fatto un successo incredibile, cazzo. In 2 secondi, Cazzarola. Perché anche la sono... Benedetta. Perché non ce lo dia a nessuno? Perché questi sono MDF, eh? Ah, malati di FIA? No, ho capito. Ah, va bene. Scusa, Iumo, intanto te, poverina. Non senti niente, senti solo lì, me. Chi è questo che parla accanto a te? Bene. La Iuma. E lei, la Iuma, il cane. Ah, pensavo Francesco. Intanto io voglio... Ora forse no, sì. Ora anch'io sento, sì. Oh, comunque sì. Cazzo, ti ci voleva tanto. Oh, Simona, dove sei? Ce l'abbiamo fatta. Di Empoli. Di Empoli? Comunque è davvero? Sì. Visto. Davvero? A che ora ci sei a casa? Comunque io... comunque se attacca a chiacchierà sono casini, no, ma chiacchierà no, però fatemi delle domande, scusa, mi date argomenti, datemi un argomento e io ve lo tratto. No, che da sola. Smetti di fare il grullo in diretta e la Jessie fai Jessie. Facci gli auguri. Ma che cazzo dici? Non c'è niente. Infatti, smettila di quanto fare. Sei bella, Benedetta. Ah, devo fare gli auguri a Manola. Ah, ok. Auguri a Manola. Poi ma facciamo del Manola. Per favore, se no ti legge i commenti. Che lavoro fai, Simona? Io non sto capendo un cazzo. Faccio le pulizie in banca. Brava. Perché, brava. Quanto ti ha portato via fino ad ora? L'hanno beccata. Tipo la casa di carta. Di cartone. Rocco, lo fa allo stadio secondo te, Paci? Secondo me non lo so, ragazzi, non mi fate parlare male di Rocco, perché sennò poi i tifosi della Fiorentina, che anch'io sono un tifoso della Fiorentina, diano, tu sei una merda, tu parli male. Però quando dicevo sì, dei, come si chiamano, dei Della Valle, tutti affamammi. Poi alla fine i Della Valle si sono rivelati quello che erano, c'è una banda di pidocchi. Quindi, ora io di Rocco, a me Rocco mi sta molto simpatico, però mi sembra che stia già iniziando a cambiare un po' opinione. Simona, non ti fai l'intervento. Simona, non ti fai internet. Che cazzo ridi anche te? Guarda che è stato, ma dove le trovate? Non mi debarcare. Siete fortissimi. Ma dove sono i vostri amici, allora, che ci guardano solo in 30.000? Ci sono delle dirette che guardano 130.000, noi 30.000. Cioè, allora, in Toscana siamo i numeri uno. Ah, già, oh! Oh, siamo in record della diretta in Toscana, eh? Non c'è diretta, oh, ragazzi. Sì. Ascoltate, allora, c'è stato su Facebook un sondaggio, sì. Hanno fatto un coro. C'era, e allora, hanno fatto Radio Sportiva, come avviato? Sto dicendo una cosa anche per te. Allora, noi ci sa, con i calciatori, con gli attori, tutto. Noi abbiamo il record delle dirette in Toscana, cioè non c'è una diretta su Facebook che la guardano più della nostra. Un bel applauso! E sicuramente saranno solo in Toscana, perché la Toscana è una regione grande. Quindi cercate di farci arrivare in tutta Italia, cazzarola. E così si va in culo a tutte le televisioni. Quasi col president. Io lo voto.
anche lo voto. Alessandra Vannini ha mal di denti, eh? Anch'io un po'. No, io una volta ho vomitato. Due MDM siamo. Signori, c'è una sorpresa. Simona Traversa. No. Ora va. Olè. Allora, taglio, te lo dico io, Simona Traversari, ti prende per il... Resisto. No, resisto, sono dura a morire. Brava, ma no, più che altro perché... Non prendo in giro, non prendo in giro. No, non, no, in giro. Non prendo per il culo. Benedetta, fa qualcosa. Poi ultimo ragazzi ha internet che non va, poverina, quindi non la prendiamo in giro. Mi eravate andate via tutti, non so come mai, perché hai un internet un po' di meno. Senti una cosa, Simona, una domanda: te lavori in banca, cioè fai le pulizie in banca, quando vai te la banca è chiusa, giusto? Secondo me è colpa di telefono comunque. A monte dicevo, dove vai a fare le pulizie? Dove la porti la macchina? Io sento tutto a sorsi, mi sento a sorsi. A sorsi, io questo. No, infatti, già che ti arrivano dopo le domande. Ah, sento, ah, oh, io. Maremma buona. Maremma pesta. Non è giusto. Non è giusto. Ora vi siete ribloccati. Che grande bella sera. Simona Traversari, ti dico questo, non lei andava via. Oh, io sto zitto, tutti fanno solo io. Io sto zitto, Che ti dici? Leonardo Valenti, io mi vedo a morsi. Wash your hands, lavati le mani, vuol dire le mani. Le mani. Un saluto dalla Maremma, Maria Santella. Non vi vedo l'ora di almeno incontrarvi. Non mi impegno in un casino. Spero di sentirvi presto. Anche gli ostri e pace sono a forza di natura con la loro bravura. Grazie, Fabio. Ma come ride bene, Simone. È vero. Grazie, Fabiola. Sei la meglio, Graziano. E Valentina, se si può venire anche io e Benedetta, si va a mangiare il Castello dei Sorci, a noi ci carberebbe. No, tanto. Ma ragazzi, ma voi non lo sapete, ma perché io lì ci ho fatto un film, mi dice per quello, capito? Ah, io ho fatto un film lì a Anghiari, ho feci la famosa battaglia ad Anghiari, facevo la comparsa, morivo dopo 15 secondi. E io invece ci ho fatto la comunione del Castello dei Sorci, e c'era Alberto Sordi quel giorno, che usciva con la sua merce. Alberto Sorci era quello. Alberto Sordi era il Castello dei Sordi. Questo è bello. Allora, la tovaglia a quadri ad Anghiari presto, signori. Simona Traversari, eccola. Simoncina, bellina, ma è rotto il cazzo. Marimma buona, ma dai, scusa, non è colpa mia. Sei in casa, ora forse è partita. Ecco. Oh, Cagliosa, senti, Alice informato. Quanta gente sta guardando? In casa. Poi, via. Ciao, grazie. Ciao, ma via. No, aspetta. Ma il totale. Siamo a 190? Sì, 190. Perfetto. Alessandra Bomba. Leatri, tutti i leatri. Un passo. Sai che tu devi pigliare per mal di denti? Allora, questo è un consiglio, diciamo è un po' il rimedio della nonna. Simona, anche a te te lo dico, quando avrai mal di denti, se hai una carie o qualche cosa, un piccolo buchino nel dente, no, hai dei denti bellissimi, però magari, non lo so, hai un molare così, se hai un buchino ti fa male, non lo so. Siamo le corna. Va bene. E prendi una ditata di Nutella. A chiudere, a tappare il buchino. Sì. Sei goduria. Gli passa. No, cioè, lascia fa Simona nell'ascoltare, eh? Ti prego. No. Io l'ho fatto. Ha funzionato. Ah, ecco. Stai tutti.
Io mi sono preso tantissimo vino al Castello di Sorcio, vino buono tra l'altro. Però, infatti, quando ci fermarono? Oh, Giuseppe Ruppo ti saluta, Benedetto. Ciao, mio Giuseppe! Ma che buchino mi eri impestata? No, perché prima tu devi fare il buchino, Alessandra, se non tu c'hai prima una casa, Ce la devi fare. No, lo devi già avere il buchino. Capito? Sono quasi un morto. Mi sto trattenendo. No, mi sto trattenendo. Gladiolo, che memoria. Non ricordi che è il nostro Gladiolo. Gladiolo, un solo il tuo babbo. Saluti da Stivo e Piero da Terranova, che bellezza. Grande, un abbraccio. Madonna. Allora, cara Simona Traversari, tu lavori in banca, mi dica. Quando non c'è la gente, giusto? Sì, non c'è, però ci sono i banchieri. Ci sono? Chi c'è? Ci sono i banchieri, cioè nel senso qualcuno c'è sempre. Ah, no, ma tu voglia ti porta via qualcosa? Maremma Bucaiola. Però no, ma la brava. Faccio la brava. Ti faccio una domanda, non da parte mia, perché lo voleva sapere il Paci, lui si vergogna, lo chiedo io. Ma se te quando sei a fare le pulizie ti dici mi date una mazzetta da 500 euro tutti, lo so, 20, 30, poi ve li riporto domani quando torno, non te li danno, eh? No, non visti tanti, però no. Anche la mia sorella non visti tanti. Sì. Che ride, oh! È segno buono. Sei fidanzato o felice? È segno buono, se ne ha visti tanti, scusa. Ma dove ridi la Benedetta? Oh. No, sono single. Allora, ordine! Simona Traversari è single. Ordine! Di una pizza margherita! Di un calzone! Cioè, siamo già 7 minuti oltre, io fo per dire. Cazzo, è vero! Allora chiudo posso? Di una cosa? Sì, certo. Allora, volevo fare questo messaggio. Ci vediamo giovedì alle 21. Simona, sì. Traversari, che è sotto di me. Ma no, che soddisfazione. Ma Traversari è single, quindi invito tutti voi, amici, a prepararvi. Giovedì in diretta e noi troveremo un compagno a Simona Traversari. A Simona Traversari. No, ora sta fermo. Ricordatevi che ne ha visti tanti. Ah no, quella è la sorella, di Agliotto. Ho sbagliato, scusate. Andiamo. Ho sbagliato. Oddio, no. Simona. Guarda là, chiedono cose. Simona, lui lavora nel tuo settore, secondo me. Ma l'ho vista il cristallo? No, ci passo da te il cristallo. No, è un cristallo. Allora. Benissimo. Una torna alle 21, mi raccomando, è giovedì, dai bella, mi piace come ridi, sei ganza. Allora, comunque ragazzi, devo dire che ci vedono dai Friuli, dalla Latina, da Empoli, da Empoli e Toscana. Cisterna di Latina, grande, noi siamo venuti a fare un po'. Hai visto, guarda, lo stavo dicendo ora. Grande Latina. Cosimo Lombardi, Paci ti saluta Fontana. Ma lo sai, ci guardano anche da Coso? Ci guardano anche da parte la signora di Terni, ma anche da Viterbo. Io sono andato a Onano a fare uno spettacolo. Ma sì, al tubo è Viterbo, ma Viterbo, no Viterbo. C'è un'anista? C'è un'anista? Sì, vedi, guarda qua. Infatti, va bene. Tengo la mano sotto la gamba perché almeno mi sa dormire. Va bene, ragazzi. Allora, e ci guardano anche da fuori Toscana perché ci guardano anche da Colle Valdezza. Vedi? Quindi volevo fare io un saluto a tutti. Oh, ancora Simona Traversari. Non se ne va, è qua. Grande Simona. Allora, Simona, ragazzi, io vi saluto. Bene, ragazzi, ci si vede giovedì alle 21. Giovedì alle 21, ciao Simona, un bacino. Ciao Simona, giovedì alle 21 ti aspettiamo. E un bacino anche a tutti quelli che ci guardano, ma più a tutti. Va bene? Vai. Allora, io aspetto che Simona chiuda la connessione e poi chiudo la diretta. Grazie, ragazzi. Appena Simona chiude la diretta, la chiudiamo anche noi. Mi raccomando, giovedì alle 21 tutti qua, eh? Ok, Simona si è scordata. A giovedì, ragazzi. Ciao!
Ciao belli, grazie, siete stati un botto stasera. Che bello, che soddisfazione. Però, è strano però, eh.